quando celiniamo abbiamo due metodi che possiamo utilizzare per recuperare. Il più conosciuto è fare la settimana di scarico, che viene anche questo trascurato purtroppo molto. Ogni 3-4 mesi bisognerebbe fare una settimana totale dove non ci alleniamo, dove non facciamo niente. Ma questo perché, da dove arriva la riflessione, il ragionamento di fare la settimana totale di stacco? I nostri muscoli hanno una capacità di recuperare dalle 24 alle 72 ore più o meno, quindi vuol dire che dopo 24-72 ore i nostri muscoli sono pronti per essere di nuovo stimolati. Quando noi invece consideriamo le nostre articolazioni, tendini e legamenti, questo recupero si allunga tantissimo, la capacità di recuperare è molto più lenta e ci mette molto di più. Quindi è fondamentale, per permettere alle articolazioni di non infiammarsi e di recuperare, di fare questa settimana di stacco totale. Per chi non mi conoscesse, sono Dario, mi occupo di coaching maschile online, lavoro solo con programmazioni e workout maschili per massa e definizione. Appunto per questo lavoro con un nutrizionista sportivo e abbiamo tutti i nostri protocolli all'interno di un'app. Tornando al nostro discorso, quello che bisogna fare come riflessione, oltre a fare la settimana di stacco che viene trascurata purtroppo, c'è anche un altro metodo fondamentale per permettere di recuperare al meglio, quindi non infiammarsi, di evitare l'infortunio, ma anche di massimizzare i risultati in sala pesi, di migliorare la forza, di migliorare il pump in allenamento, di migliorare la capacità di attivarsi bene sotto allenamento e di stimolare in modo efficace i nostri muscoli. E sto parlando del deload. Che cos'è il deload? Il deload vuol dire fare praticamente, durante la nostra programmazione, una fase, una settimana all'incirca di solito, dove il nostro protocollo di allenamento è diverso. È diverso sul principiante, si fa praticamente meno carico, quindi ci alleniamo costantemente 3, 4, 5 settimane. Alla quarta, quinta settimana il principiante, chi sta sotto l'anno di esperienza in sala pesi, dovrebbe fare meno carico, ma fare lo stesso numero di ripetizioni e lo stesso numero di serie. Perché? Perché il principiante deve acquisire una capacità, deve acquisire uno schema motorio, quindi ha bisogno di ripetere tante volte un'esecuzione. Quindi lui si deve concentrare solo ed esclusivamente sul ripetere questo movimento, ma con meno carico, in modo tale che possa recuperare, il corpo abbia la capacità di recuperare al meglio. L'avanzato invece deve essere fatto in modo diverso, deve essere fatto il deload in modo diversificato, deve fare cioè una serie in meno per ogni esercizio, in modo tale che tutto il volume di lavoro sia molto minore e gli permetta di recuperare al meglio, ma il carico rimanga lo stesso, perché se lui fa un carico molto minore, l'avanzato ha bisogno di carichi alti, perché altrimenti non può migliorare, altrimenti lo stimolo non è adatto, non è efficace. Se siamo veramente cotti, se abbiamo accumulato tanto lavoro durante le settimane e quindi abbiamo accumulato tanta fatica, dopo 4-5 settimane, oltre a fare una serie in meno per ogni esercizio, si possono fare anche due ripetizioni in meno per ogni esercizio. Cosa vuol dire? Che facciamo, al posto di 3-4 serie di panca piana, 6 colpi come facevamo sempre, facciamo due serie per 4 colpi con lo stesso carico. Sempre manteniamo il carico, appunto per mantenere l'allenamento comunque efficace ma recuperare meglio. Questa strategia che andiamo ad utilizzare come deload ci permette, uno, di evitare di infortunarci, di infiammare le articolazioni, specialmente le spalle, di arrivare ad avere problematiche, infiammazioni dei tendini che ci possono limitare tantissimo il nostro percorso, ci fanno magari fermare per settimane, addirittura mesi nei casi peggiori, e ci permettono anche di massimizzare i risultati estetici e di come ci sentiamo. Seguitemi ragazzi per altre riflessioni, spunti e idee sul mondo del fitness per massimizzare quelli che sono i risultati estetici, ma anche per avere un'energia interiore molto migliore. Sto offrendo in questo periodo anche 7 giorni di prova gratuita di tutti i miei percorsi in app. Basta soltanto contattarmi direttamente dal sito o scrivermi in privato e potete attivare la vostra prova nel giro di una giornata. Vi aspetto. E iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati.